Buongiorno, benvenuti. Welcome, good morning. Il sottoscritto rappresenta l'organizzazione Elina Pelle, fiera conosciuta in molte parti del mondo. E il sottoscritto ha dimenticato di mettere il silenziatore nel cellulare, cosa che fa. Che tra l'altro è la moglie, quindi sarò sgridato perché le ho attaccato il cellulare. Io lascio il tempo ai traduttori di fare il loro mestiere. Va bene la mia velocità? Ok. Quindi ripeto, rinnovo il benvenuto, il piacere di vedere tutti questi ospiti, soprattutto stranieri, piacere di avere relatori importanti e professionalmente eccezionali. Io spendo soltanto 5 parole, cioè 5 minuti, e vorrei dirvi qualche cosa, non tanto della pelle, perché molto è stato detto e qualche cosa di nuovo, tra l'altro, di importante sarà detto tra poco nel convegno di questa mattina. Ma vorrei parlare di chi lavora alla pelle, cioè delle imprese conciarie, che io quando ho incominciato a lavorare sono andato in una conceria e sono rimasto un po' scioccato. Ho visto in un angolo della trippa biancastra, in un altro locale, ho visto, era il locale del grezzo, ho visto delle pile di stoccafisso, di apparente stoccafisso con il sale, e quasi quasi stavo pensando di aver sbagliato lavoro. Ero fresco di studi, però mi aveva spinto una molla, ed era l'amore, l'attrazione per la libera impresa, il libero imprenditore. Quindi rimasi, perché ero convinto di trovarmi di fronte ad una specie, non dico in estinzione, ma a una delle specie più libere al mondo. E posso confermare, dopo tanti, tanti decenni di lavoro con i conciatori, soprattutto i conciatori italiani, che se c'è una imprenditoria libera, scevra da impegni politici, da condizionamenti della burocrazia, una imprenditoria capace di creare ogni mattina e di competere con altri colleghi, anche in modo feroce, questo è uno dei pochi esempi costituito dai conciatori. Poi i conciatori italiani aggiungono capacità superiori al resto del mondo, che sono la creatività, che sono l'innovazione, la fantasia, il gusto, tutto quello che la nostra storia ci ha portato in dote. Quindi la conceria italiana ha conquistato ed esprime con Elina Pelle un primato nella moda, un primato nel lusso. Conceria che ancora oggi, ieri aveva dei nemici, erano le cittadinanze che non volevano le maleodoranze della conceria. Oggi ci sono nuovi nemici, tipo animalisti o verdi, che magari spinti, finanziati da chi produce materiali alternativi, sintetico per esempio, o da chi scoraggia l'uso, l'alimentazione di carne rossa perché così il consumatore può mangiare altro,
pasta o altri piatti alternativi. Ecco, questi nemici ci sono, angustiano la libertà di espressione della conceria e si affiancano a quella disattenzione che la politica ha, la politica europea e la politica italiana. Ecco, fatto questo panegirico, che spero, di cui spero molti perdoneranno, ma doveroso, in quanto questa imprenditoria ha sentito il bisogno di organizzare il convegno di questa mattina, ha sentito il bisogno di confrontarsi con una realtà assolutamente nuova, che è quella appunto dell'online, a riprova della modernità che la conceria, soprattutto la conceria italiana, ha. Noi abbiamo affidato la ricerca a Euromedia Research, in particolare Alessandra Ghisleri, che sarà la relatrice di questa mattina e sicuramente ci racconterà cose molto, molto interessanti e utili anche per la nostra strategia economica. E affidando la conduzione del convegno a Elisabetta Ferracini. Io a questo punto finisco e ringrazio per l'ennesima volta i presenti. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Ghisleri e sono qui a presentarvi questa ricerca che abbiamo fatto. Intanto sono orgogliosissima di essere qui perché questo è un settore molto particolare. Diciamo che si parla sempre di crisi e sentiamo parlare nel nostro paese, qua ci sono tanti paesi presenti, sentiamo parlare sempre di crisi e con orgoglio diciamo che qui stiamo parlando di una sorta di, diciamo, di settore che sta crescendo e che sta nascendo. Cioè nascendo potrebbe essere un traino nuovo. Adesso andiamo a vedere la ricerca. La pelle che vorrei. Noi abbiamo fatto una ricerca basata principalmente su quello che è il sentimento di come ci vedono gli italiani, come vedono in tutto il mondo i nostri lavoratori di pelle italiana. Per fare questo abbiamo fatto un'analisi partendo da tutti i paesi esteri, suddividendo quelli che possono sentirsi nominati come paesi emergenti oppure vecchi paesi come il nostro, diciamo vecchi continenti, oppure nuovi mercati. Nel corso dell'ultimo anno il ciclo economico internazionale ha mostrato degli andamenti divergenti. Stati Uniti e Giappone hanno presentato una fase di ripresa grazie al sostegno monetario fiscale. Il Brasile ha moderato il trend positivo di competitività. L'aura euro dovrebbe confermare i primi segnali di uscita della recessione, o meglio, così noi confidiamo.
evidenziati nel secondo trimestre del 2013, mentre la Germania ha presentato un andamento sostenuto di uscita dalla crisi. Infine, nell'ultimo paese, cioè l'area emergente, la caduta del PIL avviatosi nel 2011 dovrebbe arrestarsi e presentare un incremento dello 0,7% per il 2014 e dello 1% per il 2015, quindi una crescita per l'esportazione nel 2014. A questo punto, l'analisi della variazione del PIL per le previsioni del 2014 vede il dato medio del mondo nel valore percentuale al 3,5%. Come vediamo, i paesi emergenti lo superano di quasi un punto e mezzo, col 4,9%. Seguono subito sotto, quasi un punto, dell'area USA, i paesi avanzati col 2,1%, il Giappone con 1,5%, e infine, purtroppo, l'area euro con l'1%. A questo dato è interessante vedere che i paesi emergenti hanno subito un rallentamento dovuto principalmente alla caduta dei prezzi nelle materie prime e quindi all'inasprimento della politica monetaria, soprattutto in Brasile e in India. Però le variazioni del PIL mostrano comunque, come avete visto, un andamento superiore fortemente alla media. La crescita economica di questi paesi ha avuto come conseguenza l'emergere di una nuova classe media con una maggiore propensione del consumo, soprattutto grazie all'attenzione del settore del lusso. Grazie alla spinta di questa nuova classe media che è cresciuta, il mercato del lusso ha ignorato le turbolenze economiche, finanziarie e globali ed è cresciuto negli ultimi 10 anni del 70% circa. Ecco perché per una volta tanto noi ci siamo trovati qui a parlare del mercato del lusso. Il mercato del lusso si divide praticamente personale, mostra un più 2% nel 2013 rispetto al 2012, raggiungendo i 217 miliardi di euro. Gli accessori, tra cui la pelletteria e la calzatura, mostrano un più 4%. Nel 2013 sono diventati il più grande segmento del lusso personale, raggiungendo il 28% del mercato totale. Ecco perché vi dico che finalmente riusciamo a mostrare una ricerca dove i dati sono più e non meno. Il numero dei consumatori di lusso a livello mondiale è più che triplicato negli ultimi 20 anni. Noi vediamo che dal 95 ai 90 milioni di consumatori nel 2013 sono diventati 330 milioni. Ogni anno si stima che crescano di 10 milioni, quindi potremmo averne nel 2020 400 milioni e 500 milioni entro il 2030. Ecco come è distribuito il mercato del lusso nel mondo. Vedete che i paesi più antichi, diciamo, il vecchio mercato, il Nord America e l'Europa, mostrano 90 milioni e 80 milioni di consumatori. Mentre invece i paesi più emergenti sono quelli che stanno crescendo di più, con la Cina con 50 milioni, il Sud America con 20 milioni, l'Est Europa con 20 milioni e anche il Medio Oriente con 10 milioni e il Giappone 35 milioni. Se noi andiamo a vedere la distribuzione della spesa per il lusso del mondo, troviamo i dati a rovescio. Cioè ci rendiamo perfettamente conto che laddove il consumatore è maggiore, ma esiste una crisi molto più forte, noi abbiamo un consumo per la distribuzione della spesa che è in fondo alla nostra graduatoria. Mentre invece laddove il mondo è in emergente, quindi è in old, sta andando avanti, lo troviamo ai primo. Vediamo la Cina col 28%, vabbè, il Nord America col 17%, l'Europa il 17% e poi abbiamo Giappone, Asia e Medio Oriente. Ed ecco qua la spesa pro capite a rovescio. Vedete che la Turchia, gli stati emergenti dell'Asia hanno una spesa pro capite media calcolata su 1.400 euro pro capite. Scendiamo, passiamo alla Cina con 1.250 stima media pro capite. Arriviamo al Giappone, fino ad arrivare al Nord America con semplicemente 400 euro pro capite. Quindi vedete che si rovescia il dato, cioè laddove c'era più mercato, evidentemente c'è una spesa pro capite minore. Allora arriviamo a vedere il mercato del lusso, come si divide. I veri, diciamo che li dividiamo in due principalmente. Il True Luxury Consumer,
che sono il 45% e rappresentano più o meno, vengono stimati sui 150 milioni di consumatori. Dedicano una parte consistente della loro spesa discrezionale a beni personali di lusso, di varia natura, quindi di prezzo non solo medio ma anche alto. Il 90% del mercato globale sono quasi 190 miliardi di euro. Il 55% invece sono premium to luxury, cioè acquistano beni di lusso occasionalmente, principalmente però entry level, quindi possono permettersi solo alcuni beni. È un po' come il soffitto di cristallo, arrivano a un certo punto. Quindi prodotti di bellezza e piccoli accessori. E li abbiamo classificati praticamente in una cluster, sono stati classificati in 7 categorie principali. Ci sono gli onnivori che vogliono tutto e subito, che hanno una spesa molto alta, una spesa media di 2.350 euro. Il fatto interessante è che dove vedete la stella, gli accessori in pelle rappresentano il punto fondamentale di riferimento, cioè ritroviamo diciamo, quelli che hanno la loro opinione, che leggono molto, che sono i più informati, gli investitori che comprano ma fanno investimento, cioè accessori ricchi che durano nel tempo. Gli edonisti, vabbè, qua vediamo che comprano tutto. Invece poi troviamo i conservativi, I buy it safe, cioè preferiscono ciò che dura ma brand blasonati, i disillusi, I'm so over it, cioè acquistano piccoli accessori in pelle, comprano di rado e non influenzati dalla pubblicità, i wannabe, cioè I desire it, cioè comprano soprattutto scarpe, mi trovo molto qua dentro, comprano soprattutto scarpe e hanno però una limitata fedeltà del brand. Allora siamo andati a vedere, ritrovate le stelle all'interno dell'istogramma per ogni nazione che siamo andati ad indagare attraverso il web. Partiamo con l'Europa, la ricerca di qualità, durata della pelle con un rapporto qualità-prezzo deve essere buona. Ottima. Negli ultimi 2 anni si è registrato un calo delle quote destinate al lusso a causa della crisi e in particolare soprattutto sui negozi monomarca. L'aumento degli acquisti da parte dei turisti è stato fondamentale per il mercato europeo, ma soprattutto per il mercato italiano. Negli Stati Uniti e quindi nell'America del Nord, la ricerca della vestibilità del prodotto, qualità, che con il Made in Italy diventa fondamentale, lo vedremo poi nel dettaglio. I beni sono acquistati principalmente sul mercato interno e i grandi magazzini sono principalmente la distribuzione fondamentale. La regione delle Americhe ha invertito la tendenza degli ultimi anni ed è tornata leader nell'acquisto dei beni di lusso, grazie a una nuova classe che sta crescendo. Vediamo un attimo l'Italia, il patrimonio culturale, l'influenza delle abitudini d'acquisto sono fondamentali. Il lusso è percepito come sinonimo di qualità elevata, di classe. Il segmento più importante è quello rappresentato dai conservatori, che si concentra soprattutto nella categoria di lusso tradizionale. Il 50% del mercato del lusso italiano, purtroppo o per fortuna, è rappresentato dai turisti. Vediamo adesso invece il Giappone. Hanno l'avversione alla visibilità del logo, la forte attrazione ai valori intrinsechi del prodotto, alla vestibilità e alla qualità del prodotto. Il mercato è quasi internamente nazionale. I grandi magazzini rappresentano, come negli Stati Uniti, il grande canale di vendita, hanno una debolissima penetrazione dell'e-commerce perché loro desiderano toccare il prodotto, sapere. E qua arriviamo a un campo importantissimo, perché sulla pelle italiana vedremo che vorranno la distinzione, cioè apprezzano la nostra pelle volendo sapere che è pelle italiana riconosciuta in tutto il mondo con il marchio, la certificazione che è stata conciata in Italia. I termini economici, il Giappone è stato penalizzato dal forte deprezzamento dello yen, anche se i consumatori sono tornati ad acquistare beni di lusso. Arriviamo alla Cina, il lusso viene visto come un fattore sociale, evidentemente una classe emergente, una preferenza per brand molto noti, quasi un po' dégagé, il desiderio di identificarsi in un brand, conoscere la storia, il dettaglio di produzione e mostrarlo.
stanno cambiando, però l'acquisti prevalentemente all'estero in negozi monomarca. La parte consistente della spesa del lusso è destinata a regali, per far capire che sono importanti, che si dà lustro alla persona perché si regala un qualcosa di veramente importante, di italiano, di pelle italiana. I consumatori cinesi si confermano come prima nazionalità del lusso con il 28% del mercato globale tra consumo locale e turistico. Andiamo in Russia con una forte attrazione per il Made in Italy, che rappresenta anche qui la massima espressione di stile, qualità e eleganza. Una crescita spropositata della classe media con una maggiore propensione al consumo e una maggiore attenzione ai prodotti di lusso. L'espansione dei negozi di lusso anche al di fuori di Mosca è importante, perché nonostante questa ci sia questa espansione, i prezzi devono diventare accessibili, loro vogliono venire in Italia a comprare perché anche loro vogliono prodotti italiani garantiti. È importante questa certificazione. Il problema del mercato sono dovuti in particolare ai dazi doganali, perché hanno dei tassi incredibili e spesso si fungono loro stessi veicolo per importare in nuovi mercati, che come vedremo più avanti, che si affacciano al mercato italiano, si fanno da rappresentanti. Il sud-est asiatico, considerato la nuova Asia emergente, con una crescita dell'11% sia del nucleo storico di Singapore che in Malesia, Indonesia, Vietnam e Thailandia. Il Medio Oriente registra il 5% di crescita a Dubai, rappresenta più importante area per lo shopping, mentre l'Arabia Saudita si conferma il secondo più grande mercato del lusso della regione. La Turchia rappresenta una delle economie più dinamiche di questa zona, con un aumento del PIL del 2,6% nel 2013. L'Africa è il terzo paese del nuovo mercato, che emerge come area di elevata attrattività, con una crescita dell'11%. I nuovi mercati sono l'Angola, la Nigeria e mercati consolidati come il Marocco e il Sudafrica. Ma vediamo come viene visto il Made in Italy nel web. La provenienza dei prodotti diventa fondamentale. Il Made in Italy è in testa alle classifiche di qualsiasi categoria del lusso. Nel 2013 le ricerche su Google relative ai settori del Made in Italy sono cresciute del 12%. Da tutto il mondo si affaccia sul web per vedere quali sono i nostri prodotti. I volumi maggiori, Stati Uniti e Europa, sono le aree geografiche in cui vengono registrate le ricerche maggiori. Giappone, Russia e India hanno registrato tassi in crescita e il Brasile, soprattutto la città di San Paolo, è quella che guarda al Made in Italy con più attenzione. Il turismo, la moda è quella più cercata. Sempre ricordo la garanzia e la certificazione. Il turismo fa registrare i tassi più alti di crescita, l'agroalimentare è la categoria con maggiore crescita in Brasile, Francia, Germania, Cina e Giappone. Ma andiamo a questo punto più velocemente a quello che è il trend dell'export, altro documento interessante, l'esportazione. Il trend dell'export Made in Italy dimostra che investire nell'innalzamento della qualità del prodotto e del processo produttivo risulta decisivo per il recupero di competitività su mercati turbolenti come quelli attuali. In una fase di crisi prolungata come quella che stiamo vivendo nel nostro paese, più ricerca della qualità significa più crescita. Sul web, sulle pelli, vanno a cercare come la pelle è conciata, perché italiana e cosa distingue la conceria italiana da quella diversa degli altri. La pelle che verrei, le tendenze studiate, queste sono le previsioni estratte da tutto quello che riguarda dalla pelle desiderata in tutto il mondo, la nostra pelle conciata dai nostri conciatori. Pezzi classici che esaltano la bellezza delle pelli agnello, capra, vitello, bovino in versioni naturali. Pelli pregiate come coccodrillo e pitone, sia in stampe colorate e laccate che in versione neutra. Nell'autunno finiture di satin che donano brillantezza e scamosciate per comodità e brillantezza. La gamma di colori è rosso intenso, blu e bruni e marroni. Nell'estate la lucentezza, i colori liquidi con colori incredibili, viola, gialli, verdi, ma se avete fatto un giro nella fiera troverete delle cose fantastiche, colori incredibili di pelli conciate in una maniera fantastica. E l'ascolto del web ci ha portato in questa direzione. Per 15 giorni
abbiamo monitorato il web per vedere quante persone cercavano pelle italiana nel web. In Italia 1285, volumi in 15 giorni. Nei paesi anglosassoni un volume di 5.000 unità e così via fino ad arrivare alla Turchia con 173 volumi. Parliamo della lingua italiana. I fasi evidentemente che cosa cercano principalmente? Gli italiani cercano ovviamente la percezione di quello dove trovare il prodotto di qualità, dove trovarlo a buon prezzo, quali sono gli eventi che stimolano la nostra economia. Ma vediamo il mercato anglosassone sulla lingua inglese. Noi vediamo il movimento, vedete come cresce, fino ad arrivare praticamente a un apice tra il 7 e il 9 febbraio. Perché? Perché c'era San Valentino. A San Valentino noi abbiamo scoperto che in Inghilterra un marchio italiano che utilizza pellame italiano forniva un settore nuovo, era il miglior regalo di San Valentino su cui si disquisiva sul web, era la pelle, faccio il nome, erano dei prodotti di pelle di acqua di Parma, totalmente italiani, e venivano citati più volte come miglior regalo e originalità per San Valentino. È una piccola chicca della ricerca. Praticamente le tracce distintive dell'Inghilterra sono lusso, stile, unicità, qualità, resistenza, materiale, ma la cosa interessante è che loro desiderano, vedete tra le top 10 idee regale per San Valentino più citate, desiderano sapere che oltre alla pelle italiana sia certificato il prodotto fatto a mano in Italia. Gli eventi fieristici, come e dove andare. Il Made in Italy è infine un traino per il volume dell'Inghilterra per andare in Toscana, in Veneto, in Campania, dove esistono i principali poli di concerie in Italia, riconosciuti all'estero, fortemente riconosciuti dal web. I concetti chiavi sono ovviamente l'andamento della borsa, sono un pochino più legati al settore economico, quindi anche la qualità sia per la materia prima che per i metodi della concia. E arriviamo in America, il prodotto italiano 100% in Italia, a partire dalla pelle, viene riconosciuta la Toscana con la sua concia definita concia, perdonatemi, non sono vegetale, però riconosciuta come una delle situazioni più incredibili. Vanno a vedere il materiale eccezionale, exceptional material, e Italian leather oriented, cioè loro vanno a cercare tutto ciò che è garanzia di pelle italiana. In Francia invece ci vedono più come dei competitor e quindi ha fatto, a testimonia di quelli che sono i volumi visti in questa situazione, che sono più o meno standardizzati, più o meno c'è una media di 40-50 ricerche giornaliere sulla pelle italiana da parte del paese francese, i concetti chiavi sono quelli che c'è un caso interessante, ha aperto una marca nuova che è Quinoa Paris ed è una marca 100% made in France che utilizza esclusivamente pelle italiana conciata al vegetale e quindi hanno avuto un successo incredibile perché sono andati proprio a ricercare questa situazione. Andiamo adesso, ci sono poi i confronti con le nostre situazioni. Ma andando un po' il cuoio percepito come il top del settore o la tradizione italiana per la selleria, andiamo a vedere invece in Germania. In Germania il dato interessante è che al posto di vedere la Griff guardano la comodità, cioè la manifattura artigianale, la durata nel tempo, il fatto che sia... I marchi ci hanno sorpreso perché i marchi più ricercati sono marchi che offrono comfort principalmente, cioè sono riconosciuti anche per lo stile ma principalmente per il comfort. La pantofola d'oro, Geox, ve li ricordo come le situazioni più interessanti. Fanno campagne di sensibilizzazione contro l'utilizzo delle pellicce, ma la zona italiana è riconosciuta per lo smaltimento e per l'ecologia, per l'attenzione che viene data all'ecologia. Interessante anche la diffusione sul web della realizzazione di un museo interamente arredato dalla pelle e dal cuoio di Matteo Grassi, su iniziativa promossa dal fondatore della Red Bull. È stata un'altra delle chicche. E arriviamo alla Russia. La Russia è un mercato molto interessante perché
è un mercato ricco che però ci conosce e addirittura utilizzano i nostri nomi del parlare comune per dare il brand. C'è un'azienda di pelletteria russa che ha chiamato la sua azienda Bambini, proprio perché gli piaceva il suono. E il tag è interessante perché loro viaggiano su il web in una maniera totalmente diversa. Hanno un contact che è una semispecie di Facebook loro, inaccessibile dall'Italia e da qualsiasi altro paese che non sia nella cerchia, e lì parlano di pelle e praticamente loro riconoscono Firenze in particolare come capitale mondiale della pelle italiana. E la capacità di riconoscere viene semplicemente riconosciuta dal fatto che non possa essere contraffatta, cioè loro desiderano la certificazione che quello che hanno di pelle italiana sia interessante, cioè sia vera, scusate. Viaggiano e cercano di trovare l'attenzione di tour di shopping e ad esempio Kazakistan, Bielorussia fanno parte dell'unione doganale, non hanno un rapporto diretto con i fornitori di pelle italiani. Le pelli devono necessariamente passare per la Russia, facendo così lievitare il costo dei prodotti finali. L'Ucraina, purtroppo in questo momento è un momento difficile, ma l'accessorio nel suo complesso risulta più simile alla realtà russa, mentre i nuovi paesi che desiderano assolutamente conoscere e toccare, venire nella pelle italiana, sono Armenia, Azerbaigian, Moldavia, Uzbekistan, Turkmenistan, sono mercati attualmente non sufficientemente presidiati, si lamentano di non avere contatti diretti. E arriviamo in Cina. In Cina c'è il 1189 contenuti in lingua cinese analizzati, sono l'altissima qualità è rappresentata dalle pelli italiane per prezzi particolarmente elevati. Per loro la certificazione è il fatto che una pelle sia cara. La cosa interessante che dice la ricerca è che sul web parlano molto di alcuni, diciamo, prodotti italiani che utilizzano materie prime italiane ma vengono fatti in Cina e vengono riassemblati in Italia. Ecco, i cinesi risultano molto sofisticati in questo punto, non li comprano quelli, la categoria del lusso ha escluso questi prodotti perché evidentemente li ritiene più cinesi che italiani, non sufficientemente targati Italia per poter essere un prodotto di lusso da regalare, come dicevo prima, e quindi per renderlo un prodotto di regalo per onorare una persona nella giusta maniera. La delocalizzazione infatti in Cina di alcuni grandi stabilimenti dei principali brand offre opportunità di risparmio, ma poi quello che vi dicevo su come ostacolo alle vendite stesse dei prodotti per il discorso di cui sopra. I brand sono quelli più famosi, ma è una classe media. Invece la classe alta si sta distinguendo perché sta cercando, c'è questo sito che si chiama Milan Station o taobab.com, che è molto interessante perché vanno a vedere quali sono i marchi emergenti che utilizzano pelle italiana e che costruiscono l'intero prodotto in Italia. Il Giappone è molto sofisticato, diciamo che la pelle italiana viene apprezzata proprio perché è conciata in Italia in una maniera diversa. Apprezzano il cuoio buttero, la pelle toscana, soprattutto come punto di riferimento. Hanno il desiderio di riconoscerla al tatto, non comprano online. Loro vogliono conoscere l'intera filiera produttiva, soprattutto dal momento della vendita fino al post vendita, conoscere il passaggio, sono molto attenti in questa parte. Eccoci a 831 contenuti nella lingua portoghese, in cui la tendenza e lo stile, la moda italiana è sinonimo di artigianalità, tradizione, creatività, lusso e genuinità. È un paese che emerge con la sua creatività in una maniera diversa. Sono molto focalizzati su diversi settori. Il tocco che impreziosisce per loro è il tocco italiano, di pelle italiana. Utilizzano soprattutto l'eleganza. Una cosa interessante che ci ha fatto sorridere che gli interni in pelle, ad esempio, dell'auto più citati sono, ad esempio, quelli della Fiat 500, come per loro un punto di riferimento di eccellenza interessante e molto importante. Ed eccoci a 173 contenuti della lingua turca,
nel quale invece il Made in Italy e la moda rappresentano stile ed eleganza che si potrebbe unire nella situazione della Turchia con la loro storia. Cercano di integrare il nostro potenziale con la loro storia. Particolare interesse per gli elementi di arredo di lusso, di design, soprattutto in pelle, e con gli interni delle auto, diciamo, più riconosciute tra le tedesche e le italiane, con interni di pelle. In conclusione, la pelle italiana è sinonimo di stile, lusso, unicità, resistenza dei materiali, innovazione stilistica, attenzione al cliente, soprattutto altissima qualità dei materiali e della manifattura. I mercati maturi come quello inglese, francese, tedesco e il Nord America, c'è un forte interesse per l'aspetto artigianale, dalla concia fino alla lavorazione, soprattutto all'assemblamento, in particolare in Germania. I mercati emergenti, soprattutto in quelli cinesi, mostrano un forte interesse per il Made in Italy e uno status symbol con la certificazione della pelle italiana, identificare il prodotto come status di ricchezza. Infine arriviamo praticamente alla Toscana e al Veneto, che vengono riconosciute insieme anche alla Campania come capitali della pelle italiana di qualità. Quest'ultimo fattore genera dei flussi turistici interessanti per chi è ovviamente interessato alla pelle italiana, con la realizzazione di viaggi e pacchetti ad hoc, addirittura con tour di shopping. In tutto il mondo il Made in Italy e la pelle italiana rappresentano il top. Vengono riconosciuti non solo a parole, ma anche nella ricerca effettiva di ciò che si cerca sul web. Si ricerca la documentazione, la possibile certificazione che possa permettere una facile distinzione tra vera pelle italiana, i diversi fake o simulati di brand di finta vera pelle. Grazie. Grazie per essere venuti, siete tantissimi, bellissimi, e vorrei che vi facesse un applauso, visto che per adesso applausi non ce ne sono stati, vorrei che vi faceste un applauso. Grazie alla UNIC, all'Unione Nazionale Industria Conciaria, grazie al Salvatore Mercogliano, grazie mille per averci invitati. Sono Elisabetta Ferracini, sono qua per condurre e intervistare gli ospiti che sono accorsi numerosi da ogni parte del mondo, grazie anche alla stampa,
E grazie ad Alessandra Ghisleri per questa interessantissima ricerca. E rimanendo in tema di pelle, io non sto più nella pelle, vi voglio subito presentare gli ospiti illustrissimi che sono veramente arrivati da ogni parte del mondo, e proprio qua per commentare i risultati della ricerca appunto della mamma Alessandra Ghisleri. Allora, inizierei subito con Rachel. Rachel, scusate per a volte l'accento perché sono nomi alcuni non semplici. Rachel Bernstein, thank you Rachel, thank you for coming. È una scrittrice americana, ha scritto un simpatico libro, Le donne dalla caviglia in giù, ne parleremo tra poco. Poi a seguire abbiamo Burak Celet. Thank you for coming, Mr. Burak Celet, general manager della DESA, che è un'importante impresa turca della pelletteria. Poi Monica Fabris, sociologa, grazie Monica, grazie per essere venuta. Ronaldo Fraga, designer, stilista brasiliano, molto simpatico. Ciao Ronaldo, dove sei? Eccoti qua, ciao. Poi abbiamo una sorpresa per te. Poi il Mr. Yang Yun, che è il general manager della Guangzhou Sachi Leather and Co. Thank you for coming, thank you. Poi abbiamo Kei Kagami, un architetto designer giapponese, insomma un grande artista. Thank you Mr. Kei for coming today with us, to be here with us. E poi vi racconterò del signor Kagami. Poi abbiamo Galina Kuznetsova, che è una giornalista di moda russa. Grazie Galina for coming. E poi abbiamo la signora Ruken Mizrali, che è una grandissima imprenditrice turca, eletta, pensate, the most successful businesswoman in the leather industry. Ricopre importanti cariche nell'ambito dell'associazione imprenditoriale della pelle turca ed è proprietaria di un'azienda di abbigliamento in pelle, ovviamente. Poi abbiamo un'altra ospite, infatti vedete abbiamo una sedia libera, una bellissima modella, attrice, conduttrice TV, anche un programma attualmente in Rai che si chiama Made in Sud, Elisabetta Gregoraci, sta arrivando, mi dicono che sta arrivando e tra poco la saluteremo e parleremo, faremo una chiacchierata anche con lei. Non ho sentito nessun applauso per i nostri ospiti, vengono da tutte le parti del mondo. Perfetto, allora iniziamo con Rachel. Ciao Rachel, c'è un traduttore simultaneo. Tu non parli italiano, vero? Sai solamente dire I do not, I'm sorry. Two words? Ciao. 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 Allora Rachel, tu hai scritto, è uscito anche in Italia, edito da Mondadori nel 2003, il tuo libro che io non ho letto ma so che oggi you will give us as a present for me. Le donne dalla caviglia in giù. Ecco, nel suo libro, tu affermi che la storia delle scarpe, un concetto che poi noi possiamo applicare anche alla borsa, a tutti gli articoli di moda, si nasconde un po' la storia delle donne. Puoi darci una sintesi dei momenti, diciamo, più significativi per te del tuo libro? Yes, thank you. As you said, the premise of my book is that the story of shoes reflects the story of women through the 20th century and beyond. And the first bit of research that I found that really sparked me to this idea was in the 1920s when women were campaigning for the vote in America, the suffragettes, I learned that they actually wore very typical feminine fashions that were popular at the time. They wore long skirts and big broad hats, and the shoes in particular that they wore were a tightly laced booty that hugged the foot like a corset and was very, very uncomfortable. And they wore these uncomfortable shoes even though they were walking around all day, because they didn't want to give the impression that they were sacrificing their femininity in order to win the vote. In other words, they wanted a voice that was equal to a man, but they didn't want to be subject to the criticism that they were acting like men. So once I started to think about this idea, I started tracing it through time. And another shoe that stands out in this thesis is the stiletto, of course, which is
comes from Italy. And the stiletto is a distinctly 20th century shoe. It emerged popularly after World War II, and there was a very specific reason why that shoe became so popular at that time. During the war in America, women went to work. They had to replace the men in the workforce, so they started pumping gas, they started building airplanes, they went to work in factories, and when the war was over and the men came home, culture basically said, thank you very much, go home, take care of your husbands, make babies, go back to the typical feminine roles that you were used to before the war. And the shoes actually assisted in that. You know, you don't wear a stiletto, which is a kind of uncomfortable shoe. You don't wear that to build airplanes. You don't wear that to go work in a factory. You wear that to look beautiful, to pose. And so again, there's a connection between the roles of women and the design of shoes. In the 1960s, we see another change, perhaps in reaction to the stiletto being so popular. We see a much flatter, more comfortable boot, the go-go boot, become popular, which reflected women's liberation. So women who felt like they wanted to be empowered wanted to wear shoes that they were comfortable in, that they were able to walk in. This happened tenfold in the 1980s. We see sneakers become very popular. For the first time, the brand Reebok started making athletic shoes specifically for women. They were being made for men exclusively. And then all of a sudden, they realized, wow, women want to take care of their bodies. Women want to be physical. They want to work out. And so sneakers became very popular first in gyms, and then women started wearing them from the gym to the sidewalk to the grocery store, and another fashion revolution was born. So that is the premise, that shoe design over time has reflected the changes that women have made and the accomplishments that women have made. Thank you. Second question is, se vent'anni fa il cinema americano faceva sì che Giorgio Armani diventasse un'icona del Made in Italy sartoriale in tutto il mondo, e poi anche con le serie televisive Sex and the City, Beverly Hills, che spingevano agli acquisti donne e teenager di tutto il mondo, secondo te, quali sono oggi i modelli di riferimento? You know, to me, Sex and the City represents a very specific moment. Also for me, I have Manola on. Yes. It represented a tipping point. You know, it introduced this idea to the general population that women are obsessed with shoes. And of course, the fashion in that show was like a character in and of itself. The very high-end brands and the very high-end shoes, the Manolo Blahniks, and then later in the movies, the Christian Louboutins. But I think that was a very specific time in culture. Now, almost 20 years later, people are much more skeptical of so-called integrated marketing. They don't want their television shows to be selling them something. And all too often, we see a character whip out a cell phone, and there's a close-up on the logo of Verizon. And we see a character get in a car, and it's Toyota. So now I think things have changed a little bit. And our real fashion inspiration comes from places that at least give the impression of being a little bit more organic. So the things that come to mind are the red carpet, the internet with style bloggers, and candid photos of celebrities and models walking down the street. Even though in all of these instances, people are often given clothes to wear and shoes to wear, or paid to wear a certain brand, it still gives the impression that someone just took an item from their closet, put it on, looked great, walked down the street. And I really think that is where especially young people in the US are looking for their inspiration, whether it comes to style or to what brands they should be looking for. Okay, thank you. Grazie, Rachelle. Rachelle Bernstein. Grazie. Ed ora Mr. Burak Celet, General Manager della DESA, che è un'importantissima impresa turca nella pelletteria.
Mr. Celette, in base alla sua esperienza, si ritrova con quanto affermato dalla ricerca della signora Ghisleri? Yes, in general I agree completely with what's happening and what's being said. What we are seeing though is actually one thing to notice is, that I'd like to point out is that we are seeing that the world is small, but the leather world is even smaller. So everybody in this world knows each other, the market is very much interconnected, and we are seeing that the importance of the country brands, such as the Made In, is being overtaken by the importance and the significance of the brands, individual brands, and what their DNA is standing for. So we are seeing in most of the markets a big conversion. For example, in the US market, people do not care about the Made In as much as the consumers in the Japanese market, for example. So the more the world becomes globalized, we are seeing the shrinkage of the importance of the Made In, but the increase of the importance of the brands and what the DNA is standing for. That's what we are seeing, I believe. Thank you. Ci sono caratteristiche diverse tra i consumatori dei cosiddetti mercati emergenti e quelli del suo paese? Well, of course. I mean, the more mature a market becomes, the more we are seeing people diverting from the general trends and what the so-called fashion is dictating to them. So the more people become connoisseurs, which is what's happening in Turkey right now, the more they are trying to create their own identity, the less they are taken by the blimp, so to say, or the branded products. So they are more self-confident, self-reliant, and they know what they themselves are standing for. So the more mature clients, which I label as the connoisseurs, they know what is right for them, they know what the fashion is for them, and they are directing their consumption patterns accordingly. And we are seeing it also in the big cities in China, for example, where like 5-10 years ago, it was all about brands, but now we are seeing in the first tier cities that the consumption is more diverted about to timeless products, more less branded, understated and luxurious products. That's what we are seeing, I think, as a pattern. Quali sono in Turchia i brand internazionali della pelle più quotati e perché? Sorry, can you repeat it? I couldn't catch it. Quali in Turchia, nel suo paese, quali brand internazionali della pelle sono più quotati e perché? Well, Turkey, I don't know how many of you have been to the country, but when you go to a shopping mall, any brand that you would see on Monte Napoleone, you would see also in Turkey, and any brands that you would label as successful globally are also well received in the Turkish markets. But the challenge now for the Turkish retailers as well as leather manufacturers and brand creators is to export our own brand, a local Turkish domestic brand that will be successful internationally, and this is what the industry is really spending money on. And going back to the previous question, as I said, the leather world is even smaller, so the success that Italy has created and the Italian brands have created over time are being also supported a lot by countries such as Turkey, which has the know-how, the knowledge, and which is really close to Italy in terms of helping with the production foremost to begin with. And the know-how that you have in Italy is really spilling over to all the countries that are supporting your industry and your brands here. And Turkey is a great partner in terms of trading and manufacturing for the Italian brands. And what we are seeing over time is that this partnership spills over to brands domestically being created and being exported even into the Italian market. Thank you. Last question. Il consumatore turco è attento all'ambiente, è sensibile alla ricomincio perché ho fatto macello. Sorry, I'm repeat again. La sostenibilità e l'attenzione all'ambiente sono importanti per il consumatore turco? Well,
Well, it is very important for the Turkish consumers as well as for the governments, because Turkey is now in the process of becoming part of the EU. And the legislations have to be in line with the EU legislations. That's the reason the Turkish governments as well as the industrialists are spending heavily efforts in terms of making the Turkish tanneries and manufacturers more compliant with the global and European principles. Welcome. Okay. Buongiorno. Finish? Okay. Thank you. Grazie Burak Celet, grazie You're mille. Welcome. Thank you. Ciao Elisabetta, buongiorno, è arrivata Elisabetta Gregoraci, buongiorno. Ci ha raggiunto. Buongiorno a tutti. Monica Fabris, sociologa, eccola qua, salve, grazie Monica per essere qui con noi oggi. Lei ha fatto una ricerca sull'evoluzione dei consumi verso prodotti più sostenibili. È così anche per gli accessori in pelle? Sì, è un'esigenza che pervade tutto il mondo dei consumi e si declina in modo diverso a seconda delle categorie. Nella pelle questo percorso è stato necessario perché doveva anche colmare delle resistenze che si sono venute a creare intorno all'origine animale. Quindi, d'altra parte, il significato della sostenibilità è cambiato oggi, non ha più a che fare prevalentemente con i temi ambientali quanto con temi culturali relativi al trattamento dei lavoratori e alle condizioni di vita nelle aziende. Di fatto sostenibilità significa oggi corporate identity, capacità di raccontare quello che c'è dietro un prodotto, e noi abbiamo visto che anche in questi nuovi mercati c'è questa sensibilità. Grazie, grazie mille Monica. E ora passiamo a un designer e stilista brasiliano, Ronaldo Fraga. Buongiorno Ronaldo. La domanda è, si dice che i consumatori brasiliani hanno caratteristiche specifiche che li differenziano da quelli di altri mercati emergenti. Ce lo conferma? Sì, con la sessione di classi in Brasil, stiamo riconoscendo un nuovo consumatore, passò a ter acesso al turismo internazionale. Então, ele passou a conhecer novos produtos, novas marcas e a história dessas marcas agora. E as marcas italianas são a grande referência e provocam desejo a esse novo consumidor. Ele se refere exigente no que se refere à qualidade e à durabilidade dos produtos, né? Porque ainda ele está habituado a comprar uma peça que precisa durar muito tempo. È una borsa per anno e non per stagione. E allora c'è un omaggio per lei. Dovrebbe esserci un video. O que o mercado está pedindo? O mercado está pedindo soluções originais para coisas simples. Então, quando você faz esse produto e você bate o olho e fala assim, nossa, eu já vejo isso em bolsa, eu vejo isso em sapato, eu vejo isso na decoração, né? Eu vejo isso no papel de parede, no encosto de cama. Quer dizer, olha quanto que você abre de mercado possível com isso daqui. E quando você conta uma história, você dá alma pro produto. A minha relação com o couro sempre foi até o showroom dos Curtumes. Nunca tinha ultrapassado aquela porta e entrar naquele universo mágico dessa indústria da transformação. Pensar o couro como um vetor que, muito mais que um vetor econômico, é um vetor de apropriação cultural, isso para mim era muito novo. E acredito que muito novo para o Brasil. Antes de transformar esse couro em produto, tá por si só, eles já falam muito. Muito mais do que couro em mãos, nós temos páginas que sinalizam a apropriação da cultura de um país. O que você acha da gente fazer uma textura brasileira, uma textura nossa? O que você acha de usar esse couro como uma folha de papel em que você vai fazer o seu desenho pessoal? É aprender a olhar pro teu entorno com olhos diferentes, tudo poder virar alguma coisa. Eita lá, isso aqui é o céu do Fortinari. Desde o início eu falava assim, olha, eu quero olhar o couro, mas não com o olhar de quem olha o couro, mas quem olha o couro como uma base para uma história ser contada. O desafio foi desenhar o Brasil com curtumes de histórias tão diferentes.
A marca aqui é a madeira, que está na alma do imigrante alemão. Num passeio no entorno da região, me chamou muita atenção a abundância do plátano. E a biomimética estava ali marcando. Ali o couro virou folha. Isso é o Rio Grande do Sul, isso é a cultura do lugar. Vamos transformar a coisa para chegar no momento, ah, isso aqui é couro brasileiro. Brasileiro. Entendeu? Isso aqui é a cara do Brasil. As margens do Rio São Francisco, né? O rio que desperta mais afeto nos brasileiros. O couro aqui é couro de cabra macho. As marcas da caatinga, as marcas das ranhuras naturais do boi, aquilo que para o mercado é considerado defeito, que vira marca de sofisticação. Não muito longe dali, de encontro ao maior curtume do mundo, que está no Brasil. E quando eu cheguei, eu falei, gente, vão mimetizar a indústria com a arte popular. E no meio, aí no interior de São Paulo, os dois costumes que falassem de um Brasil urbano. Criar essa conexão da obra do Portinari com o costume daqui da região, eu acredito que pode humanizar a imagem que as pessoas têm de um costume, né, ou de um trabalho, num primeiro momento, árido. Agora, a grande surpresa foi entender o couro como uma matéria viva. Uma matéria de N possibilidades. Foi pensar o couro, sim, como uma página em branco, como uma seda pura, como o melhor algodão, como o melhor linho, como uma matéria nobre. E foi muito mais fácil do que eu imaginei, porque o couro é isso. Que nós conquistamos uma coisa nos últimos 10 anos, que nós nunca tínhamos tido na nossa história, que é a autoestima. Diante de um mundo caduco, diante de um mundo desanimado, isso é a cultura desse país. Uma cultura diversa, uma cultura multifacetada, uma cultura que nos traz um inverno europeu do sul e nos traz um inverno do semiárido do Nordeste. Cores diferentes, cartelas de cores várias, texturas várias. Nós somos mestiços e é isso que nos salva. Porque com isso nós podemos ter um olhar difuso sobre pontos que o mundo olha para o mesmo lugar. É nessa pele que a gente pode registrar muito mais do que números, a gente pode desenhar memória, a gente pode desenhar história, a gente pode desenhar caminhos possíveis de se pensar um design no Brasil, um design de moda, um design de interiores, um design de produto, né? Pensar o couro como base de desenho. Bellissimo. Nel suo paese è importante il tema della sostenibilità? Bom, os costumes têm investido muito em práticas sustentáveis. Eu trabalhei com um costume às margens do Rio São Francisco, no Nordeste brasileiro, em que hoje eles conseguem devolver a água para o rio 10 vezes mais limpa do que eles retiram. Isso, claro, para agregar valor ao mercado internacional, frente ao mercado internacional, mas também para fazer frente à indústria do sintético, que é altamente poluente no Brasil. O consumidor final, ele ainda não tem práticas sustentáveis como valor determinante na hora da compra, mas isso tem crescido. Infine, ultima domanda, qual è il suo rapporto con la pelle del cuoio? Bom, a minha relação como designer é trabalhar essa indústria para além do vetor econômico, né, e entendê-la como um vetor cultural, porque muito se entende da formação da cultura brasileira através da cultura do couro.
a imigração italiana, a imigração alemã no sul do Brasil, através desse ofício, ou a cultura sertaneja no norte do país. E sendo o Brasil hoje tendo um dos maiores rebanhos do mundo, um dos maiores exportadores de couro, eu acho que o nosso grande desafio é romper com essa distância oceânica que ainda existe entre o designer e a indústria no meu país. Grazie, grazie mille. Obrigado. Grazie ancora Ronaldo Fraga, grazie. Ed ora passiamo a Yang Yun, che è il general manager della Guangzhou Sachi Leather & Co. Thank you for coming. Good morning. Dalla ricerca della nostra Alessandra Ghisleri sono emerse delle indicazioni molto precise sul consumatore cinese. Ecco, lei le condivide? Alcune 再去看了真实的产品以后呢，再去做选择。至于在网上呢，它只是一个消费习惯的一个补充，更主要呢还是通过一些朋友的介绍，包括呢对一些真正的有文化内涵的产品的一个喜爱，这是他们购买的一个主要的需求。Grazie. Pechino, Shanghai e Guangzhou sono le città dello shopping per eccellenza. Quali altre città di secondo e terzo livello, secondo lei, presentano più maturità nella ricezione degli articoli di pelle occidentale? Cina, dopo 30 anni di 这个进程呢，我想在世界历史上呢是绝无仅有的，非常快，非常快的一个速度。但是呢，中国城市呢，除了北京啊、上海啊、广州以外呢，可能最近二三十年啊，形成一些城市人口呢，差不多在300万到1000万的一些核心城市。这些城市呢，分布于中国呢不同的区域，大概有啊，像例如。 沈阳啊、南京、杭州、成都，包括重庆、武汉、昆明，这些城市呢，不但呢，他们集中了一些人口，并且呢，他把城市的一些金融资源、人力资源、教育资源呢，更广泛的集中了，这样呢，形成了一些核心的一些竞争力，包括他们的消费。 包括他们的资源呢，这样呢，在这一两年呢，国际上的一些奢侈品牌呢，集中进入中国的一些二类甚至三类的城市，但是这些城市的消费的业绩啊，我们讲它这个销售成果呢，可能超过了我们所谓的北京啊、上海啊、广州啊，这它的实力是非常非常大的。 甚至呢，就有一些城市啊，我们中国来讲呢，可能是50万呢到100万的城市，但它的消费呢也是非常非常惊人的。在我看来呢，这些城市的消费呢是中国未来代表城市发展的一个根基，所以也更是我们一些品牌呢进入中国市场的一个很好的一个契机啊，这是我对中国市场的一个看法。 Grazie, grazie mille, grazie a Yang Yun, grazie. Amor, 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 amor
eccoci qua, adesso presentiamo, è arrivata finalmente Elisabetta Gregoraci, grazie buongiorno per essere con noi. Ciao. Le due Elisabetta, ma come va? Bene, bene. Bene, vieni, vieni, prendi la cena, premi nel centro del palco. Va bene. Da dove arrivi che ti abbiamo aspettato fino adesso? Arrivo da Napoli perché più tardi sarò in diretta con il mio programma televisivo che Made è in Sud, per cui esatto. Tra mezz'ora ricorrerò, scapperò nuovamente a Napoli in quanto abbiamo le prove generali e una diretta televisiva, certo. Quindi mi aspettano. Made in Sud, il programma comico, un programma che stai comico attualmente che sto conducendo. Attualmente conducendo, un programma di successo di Re2, Re2 non aveva un programma comico, o forse non l'ha mai avuto, no, e dopo tanti anni, forse più di 10 anni che la RAI non aveva questo ascolto, per cui sono molto felice di far parte di questo gruppo di successo. Ma tra, tu è stata modella, attrice, ora conduttrice, qual è la cosa che ti piace fare di Beh, più? Beh, la TV devo dire che mi piace molto, l'adrenalina che ti dà un programma televisivo è specialmente diretta, in diretta è diciamo che è molto forte e molto bello. Ovviamente sei tesa, hai paura di sbagliare, hai paura di non ricordare, poi è un programma dove insomma deve essere quasi fatto tutto abbraccio a memoria, quindi per 3 ore non è facile, certo. Però ecco, beh, secondo me è un'ottima scuola. Allora, hai anche tu, come tutte le celebrities, una passione per le scarpe oppure sì. Per gli accessori glamour? Mio marito ovviamente non è mai contento di questa cosa, ma amo le scarpe, amo i vestiti, amo gli accessori. E com'è il tuo guardaroba? Tutto quello che donna. Il mio guardaroba è pieno zeppo, sicuramente. Condito un po' di tutto, nel senso che vivo per, insomma, mi piace molto, mi vizio abbastanza e quindi appena posso seguo anche la moda, quelli che sono i colori, i tessuti, però come tutte le donne amo molto la moda, quindi le tendenze, tutto quello che è moda. Anche come scegli i tuoi accessori, per esempio? Beh, li scelgo in base all'umore, in base a quello che vedo, in base alle novità, in base a quello che tra virgolette avrei bisogno, certo. Anche se in realtà forse abbiamo tante cose, ma per noi donne abbiamo sempre bisogno di comprare. Ecco, così. Shopping addicted. Sì, e cosa po'. Ti intriga maggiormente, design, materiale o dettagli? Beh, sicuramente i dettagli e a volte il materiale, perché è importante che sia un buon materiale, che sia fatto bene, perché poi è vero che chi bella vuole apparire deve soffrire, però insomma devi stare anche comoda, devi stare anche bene, quindi secondo me è un po' di tutto. Ma tu sei bellissima, no, anche grazie. Con la tuta e appena sveglia. Grazie. Allora grazie Elisabetta, grazie per essere grazie venuta. A voi, grazie. E prego, se vuoi ti puoi accomodare, noi perfetto, continuiamo grazie. Con i nostri ospiti. È arrivato il momento di Kei Kagami, designer, architetto giapponese. Ciao Kei, good morning. Good morning. Good morning. Thank you for inviting me. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Ci vuoi raccontare il tuo concetto di moda? Domandona iniziale. Right, it sounds a bit too general to answer. Ma cioè, ti piace per esempio utilizzare la pelle? Yes, I do, indeed. Bene. Ok, thank you. Potrebbe delinearci un profilo del consumatore giapponese del giorno d'oggi? Stiamo parlando di accessori in particolare. A cosa le sembra più sensibile, al brand, alla qualità o ai temi della sostenibilità? Right, basically Japanese people, we just go for quality first, and however, I could say, name of brand, that's important. People go for names. You know, Japanese are very, very commercialized, and probably same in everywhere in the world nowadays. I mean, people go for name, indeed. And on top of that, we Japanese people being really fussy with the quality. We love high perfection things. Sorry, okay. Can you speak a little bit louder because louder. We can hear you. Okay. Sì, perché sennò è difficile. Right. Thank you. Well, say Japanese people, we really like the high perfection, historically, traditionally,
And I'm sure, I mean, when we choose products, we go for, we really check the quality, the finish. And then second thing is the name of brand. That's kind of, I guess, I mean, majority of Japanese people, they do. However, I'm not sure I'm an appropriate person to be here or to say these things because I've been in London. I mean, worked, lived there for 20, 25 years. So I don't know much of things. But you are an artist. Well, you are a real artist. Well, I think. I don't really like on myself. I said, not you. Okay, thank you very much for coming today with us. Thank you. Facciamo un applauso a questo grande artista Kei Kagami. E proseguiamo con una giornalista di moda russa, la signora Galina Kuznetsova. Salve, ciao. Si ritrova con quanto sostiene la ricerca riguardo al suo paese? I'm agree that Italian brands for us is a symbol of refined elegance and style. But I suppose that in this year shopping tourism in Italy will be decreased. No, it's depend on national currency. And I have two positive news about Russian consumers for Italian companies. First of all, the Russian generation next enters the labor market and they have money and they want to spend. So it's important for us. And the next news, Russian woman became a self-made woman. And if 5 years ago, luxury goods was a present of Russian men for women, now they came to buy for some spent. And if speak total about our market, we have three types of consumers. First of all, Moscow and St. Petersburg. It's type of luxury consumers. The second part is the 15 cities which population has much more million. It's, for example, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg, Novosibirsk, Samara. It's type for premium to luxury. And the third part, the 300 of cities which need good price and they have no important for brand. So it's meant. Si parla di moda, ma ci stiamo riferendo in particolare agli accessori in pelle. Quali brand sono considerati archetipi del lusso, secondo lei? Secondo lei, brand russi o brand italiani? Qua abbiamo la relatrice della ricerca. Brand, quali brand, dici? Scusate, e quindi credo che questi possano essere divertenti, cioè nel senso credo che ci sia un nuovo substrato che sta crescendo, che sono i nuovi brand che cercano la qualità, sono brand russi e che si mettono in competizione con i brand italiani, in questo caso perché noi abbiamo studiato in questo senso, e che quindi cercano di crescere con loro, a volte rubando anche l'italianità nel marchio, nel brand stesso. Questo è vero? Sì, penso che sì, perché tutti i marchi russi, per esempio Edmunds, Greta, Redmond, orientano non per lusso, ma per qualità. Certo.
Certo. Molti stilisti italiani vengono chiamati proprio per insegnare ai russi come, cioè la nostra tradizione, l'utilizzo, la nostra capacità italiana di utilizzare le materie prime in una maniera così bella e così unica, viene insegnata, vengono chiamati per insegnare ai russi, e quindi loro stessi ormai sono partiti, stanno evolvendo nei nuovi loro marchi. Sì, questa è una storia vera e importante, perché la collaborazione tra disegneri, tra i nostri marchi, le nostre compagnie, ci sarà in futuro. No. Lo so, ad esempio, 10 Speak in English, it's better if you want. Sì, sì, è importante insegnare a collaborare con la nostra scuola di design. Per esempio, we have, per esempio, in Omsk, San Pietroburgo, Mosca, non solo Mosca. Si stanno allargando. They expanded the sì, è molto importante andare in regione per lei. Okay. Grazie, grazie mille, grazie. Ed ora la signora Ruken Mizrakli. Grazie Gallina, grazie mille. La signora che è stata eletta the most successful businesswoman in the leather industry. Welcome for coming. Il consumatore turco, volevo chiederle, il consumatore turco a cosa è più sensibile quando sceglie un articolo di lusso in pelle? Let me please first of all thank you very much for this invitation to Linea Pelle. First of all I want to tell you a little bit about the Turkish leather and the industry. Yes, sure, thank you. Turkish leather industry is quite very old. There are more than 23,000 companies in Turkey and 400,000 people are working in the leather sector in different sections. And what many people don't know or they are not aware of is that in double face business, Turkey is the leading number one company in the world. Especially in woolen leather, let's say. Turkey was very successful, as you know, in production for many years. And when time is passing more and the production goes more from the west to the east, Turkey got the role from the leading production companies like Spain and in woolen, also from Italy. There are more than 14 industrial leather organized districts zones, and sustainability is very important in Turkey as well. And now, companies before the mass production was after 1990, actually, after the Russian, let's say, big event, not event, after the Russian perestroika in 1990, Turkey has completely changed the production types to mass production. But after 10 years, now Turkey is also very, very much compatible to make high quality production thanks to the Russian big consumption. In the beginning, the flexibility delivery terms, there were very big advantage for Turkey, but when time passed, now the season is not only in 3 months as before, now the season in Turkey for leather is quite 12 months time, and with more reasonable and delivery dates and terms. And in Turkey we have Turkish leather brands as well, where we are trying to promote Turkish brand awareness and Turkish high quality to show to the world to promote the Turkish leather. So speaking of the Turkish leather consumers, I can say that most of the production in Turkey goes
to export. I cannot say that the in-house consumption is too big. In shoes, of course, it's quite big, but our strength is in the export of the leather goods world over. E probabilmente lei mi ha già risposto, allora questa è la mia seconda domanda. Come sta crescendo l'industria turca della pelle e quali brand si stanno affermando? Penso che ci fosse nel suo discorso la risposta. Thanks God, it's still developing. Yes, I've heard that. Yes. I understand. Last year, the export numbers has been increased 16%. But of course, that does not reflect only the growth of the economy, leather economy. It actually shows also that the raw skin prices has gone up so tremendously in the last 11 years. That's why a little bit it's not showing the real figure, but we can say it's still okay. The sustainability is, as I told you, very important. We have to do it because 34% of the Turkish production goes to Europe, to EU, and there we have to take care of all the considerations of reach and the other things. So it's very important in Turkey, and we respect that also. Thank you. Thank Miss Vrakli. Grazie. Vogliamo fare un applauso. Grazie a tutti. Ed ora un video conclusivo per voi. Bene, siamo alla conclusione. Prima del ringraziamento ennesimo, voglio spendere due parole su un argomento che aleggia in tutti i convegni di questo tipo: il marchio, il brand, la fedeltà di quanto un brand dichiara. Noi abbiamo parlato per tutta la mattina del Made in Italy, della sua eccellenza. Però c'è una contraddizione tra quello che il mercato vuole e quello che la politica consente. La nostra associazione dei conciatori italiani nel 2013 ottenne una legge, la numero 8, per la quale l'uso di una parola italiana su un manufatto, scarpa o borsetta, avrebbe dovuto essere accompagnato dalla garanzia che si trattasse di un prodotto italiano,
che quindi la pelle fosse italiana. Questa legge, approvata all'unanimità dal Parlamento italiano, è stata bloccata dalla burocrazia di Bruxelles. Non abbiamo ancora capito il motivo. Parlano di ostacolo al commercio, ridicolo. Non è un ostacolo al commercio, è una trasparenza per il consumatore. E quindi finisco. Quello che il mercato vuole, non vuole certa politica, non vuole certa burocrazia. Fino a che ci sarà questo divario, il consumatore non sarà mai sicuro che un paio di scarpe definite made in Italy abbiano la pelle italiana. Quindi le frodi continueranno. A parte questo, ringraziamo, felicitiamoci per il successo della pelle italiana e noi rimaniamo a disposizione di tutti per proseguire in queste iniziative utili per tutti. Grazie. E io voglio però fare un omaggio come organizzatore, un omaggio, un ringraziamento come organizzatore, non solo uomo, ma a nome degli uomini, ma di tutte le donne qui presenti, alla nostra Elisabetta Gregoraci, un onore, un piacere. Andiamo via soddisfatti di averla vista, di averle gradito. Che mi spiace che è stato un saluto veramente veloce, ma grazie per avermi invitata. Così siamo uguali, perfetti. Grazie. Va bene. Va bene. Grazie. Di nuovo grazie.